Pino che arriva da una vittoria proprio su questo campo la settimana scorsa contro Lucca, mentre Empoli che arriva da due sconfitte nelle prime due partite di campionato proprio con le stesse squadre affrontate anche dal San Martino di Lupari, cioè Lucca e Napoli, quindi ancora zero punti in questo campionato per la formazione neopromossa di Empoli. Dato vediamo il primo tiro della partita sbagliato da Web da tre punti, subito il contropiede di Empoli, ci mette una mano Kies e la palla finisce oltre la linea di fondo, sarà rimessa ancora in attacco per Empoli. Empoli blocchi per le uscite, lo riceve Mattias che però ha un controllo difettoso, sporca il suo passaggio a punto Chiesa, autrice di un'ottima prova a tutto tondo la scorsa settimana con la bellezza di 15 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Intanto vediamo attaccare ancora Empoli che va dentro fino in fondo con Madonna a sbagliare il tiro, allora il rimbalzo già dall'altra parte, Dotto che dà un assist per i primi due punti della partita firmati Adrien Webb. 2-0, insomma dopo 30 secondi di gioco, la palla che si muove perimetralmente per Empoli, si cerca il passaggio dentro, non si intendono però le due giocatrici di Empoli e la palla esce oltre la linea di fondo, sarà rimessa ancora in attacco per in fila, è indotto a impostare l'azione per San Martino, la difesa a zona subito di Empoli. Palla si muove perimetralmente, arriva nelle mani di Dotto, dentro l'alto basso, fatto molto bene, altri due punti, 4-0 San Martino, un minuto trascorso sul primo quarto di gioco e Madonna con la palla in mano, con la palla in mano, non si intende anche qui, quasi palla persa per Empoli, arriva nelle mani di Brunelli l'uno contro uno contro Marshall, torna fuori la palla per Holland Hale che prende il tiro, lo sbaglia, ritorna il pallone in attacco per Empoli e il tiro dalla lunetta appunto di Holland Hale che realizza i primi due punti dell'incontro per Empoli. Palla ancora però di là, già San Martino, la palla ancora impostata per Sandri, fuori nell'angolo per il tiro da tre punti di Dotto, sbagliato, anche Dotto autrice di un'ottima prova la settimana scorsa, Cagliari in Serie A con 23 punti, era mandatrice dell'incontro la scorsa settimana, intanto Empoli sempre in attacco, Madonna con la palla per Mattias, l'uno contro uno, l'appoggio di mano sinistra, la buona difesa di San Martino, sbaglia il tiro, allora Mattias si è già dall'altra parte con Webb per Dotto in ala, il taglio in mezzo all'area di Sandri non viene servito, si ribalta al lato, arriva nelle mani di Marshall che penetra, scarica sotto per Kies che perde la maniglia, palla persa per San Martino subito dall'altra parte, allora Empoli con la palla in angolo per il tiro da tre punti di Brunelli, però la giocatrice di Empoli pesta la linea laterale, palla persa quindi per Empoli e torna in attacco da San Martino con San Martino a impostare l'azione, 4-2 il punteggio, 7-47 per terminare il primo quarto di gioco, la palla in salto per Sandri, Corina la per Dotto, Dotto il taglio nel mezzo angolo, ancora per Sandri, torna sulla palla per Dotto, arriva il blocco di Chiesa, allora Dotto che perde la maniglia, strappata la palla da parte di Empoli, Empoli che si ferma subito, la palla in punta sul lato per Holland Hell, di nuovo per Mattias, il taglio in lunetta, il tiro da due punti sbagliato, rimbalzo controllato da Kies e già dall'altra parte Dotto, l'uno contro uno, lo scarico in ala per il tiro da tre punti di Webb, la Webb porta 7-2 punti in favore di San Martino di Lupari, difesa sempre a uomo di San Martino, i blocchi, le uscite dei blocchi per la guardia di Empoli, ecco Brunelli che riceve palla, lo penetra e scarica per il tiro da tre punti di Mattias, lungo sul secondo ferro, si lotta a rimbalzo, controlla a rimbalzo Webb, subito per Marshall, Marshall in contropiede per Dotto, Dotto che penetra, torna sui suoi passi, la palla arriva in ala per Sandri, torna in punta, sull'angolo opposto per Webb, la finta di Webb che fa saltare il difensore e subisce fallo. Fallo del numero 23, Holland Hale, primo fallo per lei e primo di squadra per Empoli. Messa dal fondo per San Martino, il taglio di Kies, l'uno contro uno sotto canestro, il giro sul perno, la buona difesa di Empoli, è più bravo di Kies e realizza altri due punti, porta più 7
fila sul 9-2 quando mancano 6-26 per terminare il primo quarto di gioco. Sempre Brunelli col palleggio, arresto e tiro da tre punti, lunga anche questo sul secondo fermo, controlla il rimbalzo Dotto a spingere la transizione, si porta in guardia, il consegnato con Marshall l'uno contro uno, si appoggia bene al difensore, realizza, subisce il pallo, Andrea Lunetta con il supplementare del numero 10 di Empoli. Poco Brazca, è stato time out sul terreno di gioco, 11 in fila, 2 Empoli, 6-09 per 3. Già San Martino sta imponendo il proprio attacco sulla difesa a zona di Empoli, che lascia qualche buco e permette alle giocatrici di San Martino di muovere la palla al meglio. Probabilmente un po' di più pressione difensiva ci servirebbe per le giocatrici di Empoli. Intanto vediamo Marshall che, dopo aver segnato e subito il fallo, va in lunetta e converte anche il libero supplementare per dare la doppia cifra di vantaggio al San Martino sul 12-2. Intanto Empoli a impostare l'azione con Madonna, con la palla viva, le uscite di Brunelli si va sul lato opposto per Gulandel chiude il palleggio. C'è pressione da parte di Marshall, allora è consegnato con Madonna, 5 secondi da giocare, però c'è troppa pressione e Madonna subisce il fallo commesso dal numero 15 Tijuana Marshall, primo fallo per lei e primo di squadra per San Martino. 2-1 i falli di squadra fino a questo momento nel primo quarto. Intanto Madonna, il pick and roll giocato con poco Brasca e va fino in fondo Madonna a realizzare altri due punti. Fila 12, Empoli 4, si sblocca un po' l'attacco di Empoli. Intanto Dotto l'uno contro uno, la palla che torna fuori, guarda l'alto basso Sandri, non c'è, allora palla sul lato opposto, pick and roll, torna la palla in mano a Dotto, 10 secondi da giocare, Dotto fino in fondo ad appoggiare di tabellone, sbaglia il tiro, però a rimbalzo segue bene Kies che subisce fallo nel tentativo di convertire il rimbalzo offensivo. Fallo commesso dal numero 23 Ulandel, secondo fallo per lei e terzo di squadra per Empoli. Intanto vediamo gli arbitri a colloquio. 23 il fallo, si è confermato già il secondo fallo per Alia Ulandel. Subito i primi problemi di falli per la formazione ospite. Tanto Kies in lunetta con i primi due tiri liberi della partita, il primo è a bersaglio. Secondo con qualche difficoltà, però bersaglio anche questo, cambio per la formazione ospite. Esce appunto Alia Ulandel, autrice del secondo fallo, ed entra in campo con il numero 18 Gabriel Narvicciute. E l'esordio anche per il San Martino di Zeta Medica, prima partita per lei dopo gli infortuni alla spalla che l'avevano costretta a saltare le prime due gare di campionato. Ha dato la pressione a tutto il campo di San Martino di Lupari, però la palla resta in attacco per Empoli. 14-4 il punteggio, 5-12 per terminare il primo quarto di gioco. La rimessa appunto nelle mani di Brunelli che dà a Madonna impostare l'azione, in guardia le uscite di Brunelli in punta. Punta si aspetta, i blocchi sul lato opposto e esce la neoentrata Marvicciute.
Allora prende palla, la penetrazione, il giro sul perno, ma non si avvede nei 24 secondi, scade su così 24 secondi e palla recuperata, buona difesa questa volta da parte del Fila che costringe la formazione ospite a non andare al tiro entro i 24 secondi concessi per l'azione. Quindi altro possesso quando siamo a metà del primo quarto per Dotto e compagni. La palla in guardia per Webb, in punta adesso la difesa è passata a uomo, quella di Empoli, la palla dentro per Melnica, fuori per Marshall che prende il palleggio a resto di tiro, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Empoli, la pressione subito a tutto campo di Dotto, la palla arriva nelle mani di Madonna, l'uno contro uno, cerca di appoggiare al tabellone, però il tiro è sbagliato, rimbalzo controllato dalle Lupe che sono già dall'altra parte con Marshall che si porta in guardia, la palla sul lato opposto per Dotto, Dotto il pick and roll con Melnica, la chiusura del palleggio, la palla torna fuori per Webb, torna dentro in post basso per Melnica, il taglio fatto molto bene a parte di Webb, di Marshall che sbaglia il tiro da sotto, si controlla il rimbalzo e subisce fallo. Fallo commesso dal numero 10, poco Bratska, secondo fallo anche per lei, già subito due giocatrici con due falli per Tocciccioni. Esce appunto il secondo fallo, Clara Pocobranska, e entra con il numero 8 Elisa Chiappotto, e anche per il Fila cambio con il numero 6 entra il capitano Monica Tonello ed esce appunto Caterina Dotto. Intanto i due tiri liberi per Marshall, il primo a bersaglio, secondo tiro libero per lei, è sbagliato, secondo i due tiri liberi a sua disposizione, punteggio sul 15-4 sempre dopo 6 minuti di gioco nel primo quarto, dato la palla per Ragusa, l'uno contro uno di Malvicita che sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo Web ed è lei a impostare l'azione, si porta in guardia, arriva il pick and roll in transizione, non lo sfrutta, vuole dare la palla dentro, però il passaggio è fuori misura, allora recupero di Empoli che è già dall'altra parte con il tiro di Mattias da due punti, l'appoggio da sotto canestro e smuove il tabellino anche per Empoli, 15-6 il punteggio, il blocco, Marshall riceve il pick and pop da tre punti e realizza un'altra tranquilla, Webb secondo canestro da tre punti per Adrian Webb, 18-6 il punteggio, 3-23 nel primo quarto di gioco, intanto palleggia, resta il tiro da tre punti di Chiappotto, fortissimo, non tocca neanche il ferro, si spegne direttamente lungo la linea di fondo e altro cambio per Empoli, entra col numero 3 Rossellini, esce col numero 20 Brunelli, intanto la pressione a tutto campo adesso delle giocatrici di Empoli, superata facilmente da Marshall che torna subito l'uno contro uno, si ferma, torna indietro, lo scarico però sul lato opposto è il quasi intercetto da parte di Empoli, la palla però si spegne lateralmente, ancora in attacco, 11 secondi per terminare l'azione per il Fila. Tonello a impostare l'azione, 9 secondi, 8 secondi, 7, 6, 5, Tonello chiude il palleggio, la palla per Marshall, 3 secondi, 2 secondi, prende il palleggio, resta il tiro dalla lunetta, Marshall allo scadere, in rimbalzo offensivo controllato da San Martino, palla torna fuori nelle mani di Sandri, ancora per Tonello, Tonello 1 contro 1, blocco di Metrica, di nuovo la palla sul lato opposto, 3 secondi, 2 secondi, da 9 metri, Webb deve forzare, sbaglia il tiro, ma c'è un altro, ennesimo rimbalzo offensivo per San Martino. Tonello, allora con le finte, la pressione di nuovo, la palla nelle mani di Marshall, Marshall 1 contro 1 per andare fino in fondo, appoggia il tabellone, sbaglia, ennesimo rimbalzo però offensivo, però la palla non tocca il ferro, scadono così 24 secondi e palla persa in questo caso per San Martino di Lupari. 3-4 azioni consecutive comunque per la formazione di casa che si sta battendo molto bene sotto i tabelloni, mentre Empoli sta faticando in questo primo quarto a trovare la via del canestro per la buona pressione difensiva del San Martino. Sempre 18-6 il punteggio, 2-12 da giocare, Madonna con la palla viva, è consegnata adesso tra Marshall e tra Mattias e Madonna, però c'è l'intercetto di Sandri che si vola in contropiede, l'uno contro uno e subire fallo.
Andrei Lunetta, Martina Sandri con due tiri liberi. Primo fallo commesso da Rossellini. E quarto e quinto fallo di squadra, bonus raggiunto per Empoli. Un solo fallo di squadra per San Martino di Lupari. Tanto Sandri in lunetta col primo dei due squadri di Lupari a disposizione, realizza il primo. Secondo, anche questo bersaglio riporta il fila, porta il fila più 14 sul 20-6 e cambi sul terreno di gioco e escono Marshall e Sandri e rientrano in campo Caterina Dotto e Jasmine Keys. Dato la rimessa dal fondo per Empoli, la pressione a tutto campo di Webb su Chiabotto. Chiabotto che chiude il palleggio, la palla per Rossellini che riceve, ridà in ala per Chiabotto che penetra uno contro uno, difesa molto buona di San Martino, si butta dentro, allora Rossellini sbaglia il tiro, ma rimbalza il tappino offensivo da parte di Chiabotto per altri due punti per Empoli. 20 fila, 8 Empoli, 1 minuto e 33 per finire il primo quarto di gioco. La palla in ala per Webb, il pick and roll con Chiesa, la palla torna su, alto basso tra Chiesa e Sandri, batta la palla fuori, conta ancora in uno contro uno, a subire fallo commesso dal numero 18 Gabriel Narvicciute, è il primo fallo per lei e ci saranno due tiri liberi per Caterina Dotto per bonus raggiunto da parte di Empoli. Caterina Dotto, come dicevo la settimana scorsa, autrice top score della partita e prestazione da incorniciare per lei, migliora partita di lei per lei in Serie A, 23 punti, 6 su 9 da 2, 3 su 6 da 3 punti e soprattutto leadership in campo quando serviva per San Martino di Lupari. Adesso Lunetta fa 2 su 2, riporta più 14 il fila sul 22-8. Empoli che, come dicevo, sta faticando non poco in attacco, intanto il tiro dalla media distanza di Mattias sbagliato, altro rimbalzo per San Martino che è già dall'altra parte condotto a giocare subito l'uno contro due, l'appoggiare di tabellone sbagliando però questa volta il tiro, è già dall'altra parte Empoli, la palla chiusa ancora per Mattias, la finta di tiro, l'uno contro uno, si gira sul perno, la gran stoppata di Mellica, ancora però la palla resta in attacco per Empoli, perde la maniglia però Narvicciute, è ancora altro recupero per San Martino di Lupari, condotto a impostare l'azione per questi ultimi 37 secondi di primo quarto. Palla per Keys sull'altro angolo per Webb che ridà a Dotto. Dotto arriva al picarolo alto, Dotto l'uno contro uno, la finta, torna la palla fuori, mancano 6 secondi, 5, la palla per Tonello, scarico per Tonello che prende e realizza la tripla del capitano del San Martino di Lupari che dà il massimo vantaggio sul più 17, 25-8, 10 secondi ancora da giocare, 9-8, la palla dentro molto bene per Narvicciute, si chiude la difesa però subisce il fallo Gabriel Narvicciute, commesso dal numero 0 Caterina Dotto, primo fallo per lei, secondo di squadra per San Martino e 5 secondi, rimessa con 5 secondi per Empoli, rimessa dal fondo, 5 secondi appunto da giocare per terminare questo primo quarto, vediamo cosa deciderà, se far cambio su tutto appunto coach Bignente o se restare. Intanto l'uscita dei blocchi, la ricezione di Mattias, 4 secondi, 3 secondi, 2, allo scadere del quarto Mattias sbaglia il tiro, si conclude così, allora primo quarto di gioco a San Martino di Lupari per la terza giornata di Rosa Empoli. Il fila San Martino di Lupari per 25-8, comincia il secondo quarto con la palla in mano per Empoli. Empoli che finora nel primo quarto ha fatto molta fatica in attacco, sta tirando infatti con 4 su 18, un 22% da due punti, una pessima percentuale. E una pessima percentuale, le molte palle perse, anche qui infatti la palla persa di Empoli, subito il tiro in transizione di Fietta, appena entrato in campo, sbagliato ancora Empoli a impostare l'azione. Empoli che ha alcuni cambi, è entrato in campo con il numero 4 Calamai, però c'è un'altra palla persa da parte di Empoli, ruba la palla Dotto che si invola in contropiede, realizza altri due punti, 27 fila, 8 Empoli,
Empoli, come dicevo, appunto sta tirando con un pessimo 4 su 18 dal campo, già la bellezza di 6 palle perse in poco più di un quarto di gioco. Intanto l'uno contro uno, palla che si muove perimetralmente, arriva nelle mani di Coulandel che sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo tutto e allora impostare, non ha fretta San Martino a impostare l'azione. La palla per Chiesa, non c'è l'alto basso, allora nelle mani di Tonello che torna, che torna per Dotto che penetra, scarica per un altro tiro da tre punti di Tonello, sbagliato questa volta, controlla il rimbalzo Empoli già dall'altra parte con Ulandahel a prendere il tiro in transizione a realizzare i primi due punti del secondo quarto per Empoli. Tanto no, un paio di risultati sugli altri terreni di gioco, con Napoli che sta vincendo 24-13 su Battipaglia, Lucca che sta vincendo 16-15 contro Broni e poi Sesto San Giovanni contro Vigarano 20-21 per Vigarano. Intanto Caterina Dotto a realizzare altri due punti che porta a più 19 in fila sul 29-10, 8 minuti per terminare il secondo quarto di gioco. Tanto Rossellini con la palla in mano in guardia, la palla in punta per Narvicciute che ribalta sul lato opposto per Hulandel, la palla dentro, sbaglia, capisce tutto la difesa di San Martino che recupera un'altra palla e spinge subito su transizione a prendere, palleggia, resta il tiro dalla lunetta sotto, sbaglia questa volta, rimbalza per Empoli che già dall'altra parte con Rossellini la palla viva, la palla dentro per Mattias che si gira bene sul perno, subisce il fallo, quasi ci scappava quasi il gioco da tre punti, però non riesce a realizzarlo. Intanto cambi per entrambe le formazioni, esce per San Martino e rientra in campo Martina Santri, mentre dall'altra parte probabilmente il cambio verrà fatto dopo i due tiri liberi se avversario realizza il primo. Intanto Erin Mattias, secondo tiro libero per lei, sbagliato, rimbalzo controllato da San Martino di Luperi ed è fietta a impostare l'azione per la formazione di casa, il blocco alto di Sandri, la palla dentro molto bella per Pies che riesce a controllare anche se con qualche difficoltà, torna fuori la palla, arriva nelle mani di Sandri, da ribaltamento sul lato opposto, uno contro uno di Tonello che subisce fallo commesso dal numero 4 Calamai, primo fallo per lei e rientra in campo intanto per appunto per Empoli poco Bratska ed esce Mattias. Intanto Dotto con la palla via, palla nell'angolo per Tonello, torna la palla su, ribaltamento sul lato opposto, l'uno contro uno di Fietta, il bello scarico per Kies che appoggia il tabellone ma sbaglia il tiro, si controlla il rimbalzo, segna, finisce il palo e Andrea Fietta con libero supplementare. Hanno commesso dal numero 10, appena rientrata in campo, già subito terzo fallo per Clara Pokobratska e Kies con due tiri liberi e cambio appunto per coach Cioni, riesce subito Pokobratska e entra in campo col numero 15 Laura Manetti e tiro libero supplementare per Jasmine Kies che avversario 32 fila 11 Empoli 6:57 per finire il secondo quarto di gioco. La palla l'uno contro uno, il penetra e scarica per Empoli col tiro da due punti di Hulandel e che accorcia un po' le distanze sul 32-13. Palla per Chiesa intanto in punta, si aspettano i blocchi, l'uscita di Dotto, la palla in punta a Tonello per Kies, l'uno contro uno di Kies che appoggia molto bene il tabellone, già di Kies 34 fila 13 Empoli e subito la palla cercata dentro, un passaggio prevedibile intercettato dalla difesa di San Martino che è già dall'altra parte con Dotto che però non vuole spingere sul contropiede, allora si gioca la difesa schierata, la palla nelle mani di Tonello, l'uno contro uno di Tonello ad appoggiare di mano sinistra e a subire la stoppata di Empoli, palla però resta in attacco per San Martino e time out sul terreno di gioco, fila San Martino 34
4, USA Scotti Rosa Empoli 13. E torniamo in collegamento da San Martino di Lupari. 6-0-4 per terminare il secondo quarto di gioco. Fila San Martino di Lupari 34, USA Scotti Rosa Empoli 13. Partita finora su un unico binario, quello di San Martino, e formazione di casa che sta lentamente ampliando la forbice di vantaggio contro la formazione ospite, che sta facendo molta fatica in attacco, forse infrazione di passi in questo caso per Kiss, però la palla torna in ala per il tiro allo scadere di 24 da 3 punti del capitano Monica Tonello, che porta a 37-13 il vantaggio. Tanto Empoli con il tiro da 2 punti realizza e subisce il fallo Narviciute col passo e tiro fatto molto bene. Si sblocca un po' così l'attacco di Empoli, che veramente muove il suo score. Comunque 5-37 da giocare nel secondo quarto di gioco, solo 15 punti realizzati finora dalla formazione ospite. Anche il libero supplementare a segno per Empoli, 37-16 il punteggio. Fietta con la palla in mano, la palla per Tonello con la difesa a zona, sembrerebbe un 1-3-1 qui, un po' particolare, però la palla si muove perimetralmente per San Martino, ribattamento sul lato opposto per un tiro liberissimo da 3 punti, ancora allo scadere dei 24 secondi di Caterina Dotto. 40-16 punteggio, meno 24 per Empoli, e siamo solo a metà del secondo quarto, già 40 punti messi sul tabellone per San Martino di Lupari. Tantissimi punti, intanto Madonna da 3 punti, sbaglia il tiro per Empoli, controlla rimbalzo Kiss che dà nelle mani di Dotto, che dà nelle mani di Tonello a superare la metà campo e impostare l'azione. Sì, è una difesa 1-3-1 quella di Empoli, 1 contro 1 di Kiss, si gira sui perni, la palla torna fuori, arriva in angolo per il tiro da 2 punti di Sandri, sbagliato però questa volta il tiro di San Martino, la palla subito per Empoli, l'1 contro 1 di Ulandel che subisce fallo commesso dal capitano del San Martino di Lupari, Monica Tonello, primo fallo per lei, e cambio per il San Martino, esce appunto Tonello e rientra in campo Giovanni Marshall, messa dal fondo per Empoli, l'uno contro uno di Narviciute, le finte sul perno, poi la stoppata di Kiss sul tentativo di tiro di Narviciute, già dall'altra parte con la palla in ala San Martino di Lupari, per adesso Kiss con la palla all'angolo, in angolo opposto per Dotto in punta per Kiss per Fietta, l'uno contro uno, perde la maniglia però Fietta, recupera palla Empoli e subisce il fallo anche Ulandel, fallo commesso dal numero 4 Elena Fietta, primo fallo personale per lei e quarto di squadra per le Lupe. Dal prossimo fallo bonus raggiunto, quindi dal prossimo fallo saranno sempre due tiri liberi per la formazione ospite, tanto si pulisce sul terreno di gioco per evitare di scivolare e procurarsi magari qualche infortunio non voluto. Tanto cambio per il San Martino di Lupari, esce Martina Sandri, entra in campo Zenta Melnica,
appunto è rimasta fuori la giocatrice lettone nelle prime due partite di campionato e per una parte di pre-campionato per un infortunio alla spalla sinistra, alla spalla destra scusate, adesso è ritornata ritornata a giocare per le Lupe. Intanto la finta fatta molto bene per Ulandell, la più produttiva finora per le giocatrici di Empoli. Intanto Pozzo con la palla viva, la palla in punta per Fienta, Fienta il blocco di Kirsi, chiude il palleggio in diretta Fienta, dà in ala per Marshall, dentro per Melnica, fuori ancora per Dotto, Dotto lo scarico per Marshall, il tiro da tre punti di Tijuana Marshall, è corto sul primo fallo, controlla rimbalzo Empoli, già dall'altra parte con Ulandell, dentro la palla per l'uno contro uno di Manetti, fuori la palla però c'è l'intercetto di Fienta che chiude il palleggio, allora scarica fuori per il tiro in transizione di Dotto, sbagliato però a rimbalzo domina Chiesa e controlla un altro pallone e dà un extra possesso a San Martino di Lupari. Marshall con la palla viva, l'uno contro uno, il blocco di Keys va fino in fondo, Marshall vuole, fa, cerca un numero molto difficile, sbaglia il tentativo dall'altra parte, però Marshall che cerca di recuperare la palla e ci riesce, anche perché la palla sporca il passaggio, perde la palla, allora Empoli rientra in campo e c'è cambio per il fila, rientra in campo Webb ed esce Fienta. Guarda, sempre 40-18 il punteggio, 2-46 per terminare il secondo quarto di gioco. Webb riceve palla da Marshall, Marshall in guardia, porta in punta la ricezione di Webb, arriva a portare un blocco altissimo, lo scarico in ala per Dotto, Dotto l'uno contro uno e però c'è la buona difesa di Empoli che fa commettere sfondamento a Caterina Dotto. È il secondo fallo per personale per lei e rimessa per Empoli, sempre 2:30 da giocare, punteggio sempre saldamente in vantaggio le Lupe sul 40-18 e Ulandell a impostare l'azione per Empoli, arriva il blocco alto, anzi chiude il palleggio però Ulandell adesso consegnato con Mattias, Mattias che riceve adesso per punti, gioca l'uno contro uno, si gira sul perno, le finte, quasi la palla persa, invece completamente persa di Empoli, altro pallone perso e Dotto a subire fallo nel tentativo di contropiede di San Martino, fallo commesso da Madonna, è il primo fallo personale per Tai Madonna, intanto cambio per Empoli. Esce Manetti e rientra in campo col numero 18 Gabriel Narviciute. Tanto rimessa in San Martino, la palla che torna nelle mani di Dotto, il picarolo alto con Kies, Dotto che prende palleggio, arresta e tiro dalla lunetta, la palla batte due volte sul ferro ed esce, allora il rimbalzo per Empoli di là, già dall'altra parte con la palla per Ulandell, capisce tutto sul tentativo di passaggio, Marshall che si vola in contropiede, realizza altri due punti, passaggio troppo scolastico da parte delle giocatrici di Empoli, aspettava sulla linea di passaggio proprio Marshall che realizza il canestro più facile della sua partita, tanto Ulandell con la palla viva, chiude il palleggio, cerca la palla, palla si muove perimetralmente, torna nelle mani di Madonna, fuori per Brunelli che prende il tiro da tre punti, lo sbaglia, controlla però rimbalzo Kies già dall'altra parte per Dotto, Dotto in post basso per Marshall sul lato opposto per un tiro da tre punti di Webb che sbaglia, però rimbalza ancora, le giocatrici di San Martino stanno facendo la voce grossa e controllano un altro pallone, ennesimo extra possesso di questo quarto per il fila, 5 secondi, 4, 3, dovrà forzare Melica allo scadere dei 24, non si accorge che deve tirare Dotto e allora palla persa per il fila e timeout sul terreno di gioco, 42 fila San Martino di Lupari, 18 USA Scott di Rosa Empoli, quando mancano 54 secondi per...
42 fila, 18 Empoli e palla per in attacco per Empoli dopo l'infrazione di 24 secondi da parte della formazione di casa. C'è subito pressione a tutto il campo di San Martino che sta difendendo molto bene la propria sta difendendo molto bene mentre Empoli sta facendo molta fatica in attacco. Intanto Uladel a giocare l'uno contro uno, a subire fallo da parte di Marshall. Marshall è il secondo fallo per lei ed è poco chiaro fino all'attacco per Empoli che sta facendo molta fatica e questi 18 punti subiti sono la conseguenza della poca chiarezza in attacco e della gran difesa del San Martino, mentre 40 punti segnati già da San Martino di Luperi dopo gli 80 della settimana scorsa con un'altra partita dall'alto punteggio e dimostrano ancora una volta le qualità offensive di questa formazione. Intanto primo tiro libero a bersaglio per Ulandel che realizza anche il secondo, porta a 20 la propria formazione. Intanto cambio, esce proprio una positiva finora a Alia Ulandel ed entra con il numero con il numero 8, rientra in campo Chiappotto. Intanto la palla per San Martino di Luperi, dentro la palla per Melnica che si gira sul perno, viene parzialmente stoppata, c'è il recupero da parte di San Martino, scusate non era entrata Chiappotto ma è entrato col numero 11 Lucchesini, il capitano ospite. Intanto l'uno contro uno da parte di Brunelli, la difesa suntuosa da parte di Webb che le strappa la palla dalle mani e recupera il pallone, 9 secondi per terminare il quarto, ora 5, 4 il tiro da 3 punti per terminare il quarto di Jasmine Key, sbagliato, rimbalzo controllato da Melnica che a 0-3 secondi subisce fallo. Saranno solo 3 decimi da giocare per il San Martino di Luperi e time out sul terreno di gioco. 42 fila, 20 Empoli. Celeria Bignente per disegnare quest'ultima azione di gioco del secondo quarto. Secondo quarto comunque sulla falsa riga del primo periodo di gioco, anche se Empoli è riuscita un po' a imporre di più il proprio gioco difensivo. Infatti il primo quarto era finito 25-8, dato l'uscita di Webb per tiro allo scadere del quarto a bersaglio di Adrian Webb. Si conclude così la prima metà partita. La prima metà partita con il break per tenersi in partita finora. Vediamo se in questi due quarti dopo l'intervallo lungo il coach di Empoli è riuscito a impostare meglio l'azione e la manovra offensiva per Empoli e anche difensiva soprattutto per Empoli, perché 42 punti sono comunque tanti da subire in due quarti. Tanto vediamo ripartire il terzo quarto con Dotto con la palla in mano, l'uno contro uno di Dotto, la penetrazione lungo le linee in fondo, lo scarico per Marcia che perde il pallone, palla si butta sulla palla, palla a due, quindi per la regola del possesso alternato sarà palla per Empoli, con Empoli che torna in campo col numero 11 Lucchesini il capitano, col numero 7 Madonna, col numero 10 Poco Bratska, col numero 35
Mattias col numero 23 Ulandel, che finora è stata la migliore in casa Empoli con 10 punti già realizzati, mentre per San Martino di Lupari la migliore in campo finora con 11 punti è Jasmine Keys. La difesa intanto a zona 2-3 per Empoli, la palla che si muove perimetralmente, 9 secondi da giocare, adesso arriva la palla dentro, ribaltamento sull'angolo per il tiro da 3 punti di Webb che entra ed esce. Altro errore per la guardia americana arrivata quest'anno a San Martino di Lupari. Formazione largamente cambiata rispetto alle ultime stagioni, quella di San Martino di Lupari, con molti nuovi innesti e una nuova gioventù con un'età media molto molto più bassa rispetto agli ultimi anni. Intanto la palla si muove molto bene per Empoli con Lucchesini che realizza i primi due punti della sua partita, i primi due punti di questo secondo tempo. Sandri con la palla per Webb, per Dotto, palla torna in punta, torna in guardia per Webb, di nuovo per Dotto, il pick and roll con Chiesa, Dotto che scarica per Chiesa, l'uno contro uno, va fino in fondo Chiesa a sbagliare un altro tiro, ma rimbalzo offensivo, l'ennesimo di questa partita per San Martino, la palla torna fuori per il tiro allo scadere di 24 di Webb, sbaglia il tiro Webb, l'ultimo tocco però secondo la terza centrale è di Sandri, allora la palla sarà per Empoli. Comunque Empoli che sta facendo un po' fatica in attacco, intanto time out sul terreno di gioco, fila San Martino di Lupari 42, Use Scott di Rosa Empoli 22, 8 e 12 per terminare il terzo quarto di gioco. Dopo il time out a 8 e 12 per terminare il terzo quarto di gioco, con la palla in mano a Empoli che deve inseguire con 20 lunghezze di svantaggio sul fila San Martino di Lupari. Vediamo l'impostazione della manovra offensiva da parte di Empoli con la palla in mano a Mattias. Mattias il consegnato con Lucchesini. Lucchesini la palla dentro per Pokobratska che non riesce a tenere il pallone in mano. La palla allora recuperata già dall'altra parte. In uno contro uno marcia a realizzare altri due punti. Si porta anche lei, si porta a quota 8 il suo bottino personale per questa partita. Intanto un paio di risultati dopo i primi due quarti di gioco anche dagli altri campi della Serie 1, con Napoli, con Venezia che ha vinto contro Torino per 98-53, Napoli che sta vincendo 46-29, Lucca che sta pareggiando su 35 pari con Broni, San Giovanni che sta perdendo contro Vigarano 39-42 e in quel di Vicenza le Lupe di Serie 2 che stanno perdendo 29-24. Tanto Marshall, torniamo alla partita, Marshall ancora uno contro uno a subire fallo, fallo commesso dal numero 11 Lucchesini. Lucchesini, primo fallo per lei e due tiri liberi per Tijuana Marshall, anche lei una dei nuovi acquisti di quest'anno del San Martino di Lupari, classe 1992 per lei, 26enne. Primo libero a bersaglio per Marshall, secondo tiro libero per lei, corto sul primo ferro, rimbalzo controllato da Empoli, subito a spingere sulla transizione, il fallo commesso da Marshall, secondo fallo, terzo fallo per lei, il cambio sul terreno di gioco per il San Martino di Lupari, esce tutto di rientra Monica Tonello,
rimessa intanto per Empoli laterale, con Madonna a incaricarsi della rimessa. Sette minuti ancora da giocare in questo terzo quarto di gioco. I blocchi, la ricezione di Mattias che dà nelle mani di Lucchesini in guardia, aspetta l'uscita di Madonna sul lato opposto per Curandel. La palla di nuovo in ala per Lucchesini, pick and roll con Mattias, la palla dentro per la Lucca che cerca di appoggiare il tabellone, ma c'è la buona chiusura difensiva di San Martino e c'è un recupero da parte di Webb che dà nelle mani di Dotto a impostare l'azione. Prima il pick and roll alto di Chiesa, Dotto fino in fondo ad appoggiare i tabelloni, altri due punti e si porta in doppia cifra anche Caterina Dotto con 11 punti, 47 fila, 22 Empoli, 6 e 20 da giocare nel terzo quarto di gioco. L'uscita di Urandel che riceve in punta, arriva il pick and roll di Mattias, la palla dentro appunto per la lunga, il taglio di Dobrovska, però c'è l'intercetto da parte del fila con Dotto che dà nelle mani con Tonello, che dà nelle mani di Dotto, dentro la palla per Chiesa che subisce il fallo della rimessa dal fondo per San Martino, cambio per Empoli, finisce poco Bratzka e rientra in campo col numero 18 Narvi Ciute. Dalla rimessa Web, la palla per Sandri, guardia per Chiesa, punta per Dotto, l'uscita di Web che riceve, finta di tiro, palla dentro, fatto molto bene per Sandri che subisce palla nel mismatch sui cambi difensivi contro Madonna. E altro cambio sul terreno di gioco, entra in campo col numero 3 Rossellini, esce col numero 11 Lucchesini. Rimessa dal fondo ancora per il fila, altri 14 secondi per terminare l'azione per la formazione di casa. Vediamo i blocchi, uscite, la ricezione di Dotto che si porta in guardia a impostare nuovamente l'azione, i blocchi per le uscite di Web che non riceve, va dall'altra parte la palla con Tonello, il pick and roll con Sandri, Tonello il penetra e scarica per il tiro da tre punti di Web che sbaglia, però rimbalzo offensivo ancora una volta per il San Martino di Luperi. Nelle mani la palla di Dotto l'uno contro uno, prende il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta, corto sul primo ferro, però il rimbalzo schizza ancora nelle mani di San Martino, all'esito extra possesso per la formazione di casa, 7 secondi da giocare, il taglio fatto molto bene da Sandri che appoggia a tabellone, il tiro entra ed esce per Martina Sandri, è già dall'altra parte però con Mattias Empoli che subisce il fallo, due tiri liberi per Erin Mattias, fallo commesso da Jasmine Keys. Esce intanto per il fila San Martino di Luperi, appunto Jasmine Keys con il secondo fallo a suo carico, e rientra in campo Zenta Melnica. Due tiri liberi, il primo a bersaglio per Mattias. Secondo tiro libero a bersaglio anche il secondo, 2 su 2 per Erin Mattias e 47 a 24 il punteggio, più 23 per il fila quando siamo a metà del terzo quarto di gioco. Consegnati nell'attacco di San Martino, la palla nelle mani di Tonello, lo slalom sul pick and roll, la palla in ala per Web il taglio in lunetta di Sandri che prende il tiro, lo sbaglia questa volta, controlla il rimbalzo Marvi Ciute che è lei a superare la metà campo, la palla adesso per Rossellini dentro per Mattias tocca l'uno contro uno contro Zenta Melnica, la palla torna fuori per un tiro da tre punti sbagliato da Empoli, allora subito già dall'altra parte San Martino con la palla in guardia nelle mani di Webb, torna in punta per Dotto di nuovo in guardia, consegnati per l'attacco di San Martino, la palla nelle mani, la poca pressione difensiva però di Empoli che lascia facilmente con le pare, si gira molto bene l'alto basso fatto da San Martino di Luperi, si gira molto bene Martina Sandri sul perno a realizzare altri due punti per il fila 49-24 favore della formazione di casa, il tiro da tre punti di
di Madonna che non tocca neanche il ferro, si spegne oltre la linea di fondo il pallone, sarà altra rimessa in attacco, altra rimessa e possesso per il Fila, condotto che non ha nessuna fretta di spingere sull'acceleratore. Adesso la palla per Webb, i consegnati nell'attacco di San Martino contro la difesa zona 1-3-1 di Empoli. La palla in ala, dentro ancora per Sandri, Sandri di nuovo in ala per Tonello, sul lato opposto per Dotto che gioca l'uno contro uno, lo scarico per Melvica che realizza i primi due punti, maglia San Martino di Lupari sull'assist di Caterina Dotto. 51 Fila, 24 Empoli, 3-30 per terminare il terzo quarto di gioco. Rossellini con la palla in mano, pressione difensiva di Tonello, il blocco di Merliciute, la finta lunetta di Marmicciuta che chiude il palleggio, dà la palla dentro per Ulandella che segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col libero supplementare, fallo commesso da parte del numero 3 ospite, 3 di casa, Adrian Webb, primo fallo per lei, cambiato sul terreno di gioco, esce il numero 8 Martina Sandrini, tra il campo col numero 11 Jasmine Keyes. Intanto Ulandella col tiro libero supplementare per chiudere il gioco da 3 punti, realizza il libero supplementare. 51 Fila, 26 Empoli, cambio anche per la formazione ospiti, esce appunto l'autrice del gioco da 3 punti e rientra in campo col numero 20 Brunelli. 3-13 per terminare il terzo quarto di gioco, palla per Jasmine Keyes in lunetta e la pressione difensiva questa volta eccessiva da parte di Mattias che commette fallo, secondo fallo personale per lei e rimessa laterale per il Fila. La palla con la rimessa nelle mani di Tonello, Tonello per Keyes, ancora per Tonello, ancora per Keyes, Keyes l'uno contro uno, perde la maniglia, la recupera però Melka, l'uno contro uno di Tonello per un penetra, scarica per il tiro da 3 punti di Dotto, sbagliato questa volta, controlla rimbalzo Empoli che è già dall'altra parte ma la difesa di San Martino è già subito schierata, allora la palla torna fuori per Madonna che vuole impostare da zero l'azione, arrivano i doppi piccaroli alti, Madonna per Narviciute che prende l'uno contro uno, la palla e segna 2 punti per Empoli. 51 Fila, 29 Empoli, 2:26 per terminare il terzo quarto di gioco. Tonello con la palla per Webb, Webb l'uno contro uno, il palleggio, arresto e tiro, errore cortissimo sul primo ferro, quasi controlla il rimbalzo anche questo rimbalzo San Martino, però la palla schizza nelle mani di Empoli che è già dall'altra parte. Palla si muove perimetralmente per la formazione ospite, allora Brunelli prende il palleggio, arresto e tiro lungo sul secondo fello, rimbalzo lungo controllato da Webb che spinge in transizione, la palla per Tonello che penetra, scarica sull'angolo opposto per Dotto che non ha un controllo difficile, dà la palla allora per Webb che realizza 2 punti. 53 Fila, 29 Empoli, ultimo minuto e 45 di terzo quarto di gioco, pressione difensiva di Dotto, subisce anche un colpo, però commette fallo, è il secondo fallo, per il terzo fallo per Caterina Dotto e cambia sul terreno del gioco, subisce tutta l'autrice del terzo fallo, rientra in campo Elena Fietta. Intanto rimessa per Empoli in Atalanta, altri 2 campi sul terreno di gioco, entrano Chiappotto e Calamai per Empoli, escono Rossellini e Madonna, la rimessa in attacco appunto per Empoli con altri 17 secondi per terminare l'azione, la palla nelle mani della neo entrata Calamai, la palla dentro per Mattias, le finte, i giri sul perno, la palla arriva in ala per il tiro da 2 punti sbagliato da Empoli, controlla rimbalzo ancora una volta Webb, l'uno contro uno di Webb che torna sui suoi passi, chiude il palleggio, dà la palla a Mennica, la palla per Fietta, per Keyes in angolo per il tiro da 3 punti di Tonello, questa volta è lungo però ancora rimbalzo, le giocatrici di San Martino a fare la voce grossa e a dare un altro extra possesso per le Lupe, Fietta per Tonello, Tonello per Keyes, Keyes in angolo per Webb, per Tonello, 2 secondi, un secondo, dovrà tirare allo scadere di 24, lo fa Keyes che però tira, sbaglia il tiro, allora rimbalzo contro Marvi Ciute
Carlicciute per Colamai, Calamai, scusate, palla in angolo per un tiro da tre punti di Brunelli, la tripla di Empoli che si riporta a meno 21 su 53 a 32 quando mancano 35 secondi per terminare il terzo quarto di gioco. Palla per Kies, per Melnica, di Dentamenca, realizzato 55 a 32. Ultima azione probabile di questo, non potrà andare fino alla fine, anzi per questa azione Empoli, la palla nelle mani di Chiabotto, Chiabotto chiude il palleggio, cerca la palla dentro per Mattias, palla prevedibile, intercettata dalla difesa di San Martino, 6 secondi, 5, Webb ancora per Kies, Kies che subisce fallo, e Kies andrà in lunetta con due tiri liberi, prende anche un colpo sul volto, Jasmine Kies, fallo commesso dal numero 4, Calamai, è il secondo fallo per lei e Kies in lunetta con due tiri liberi, 2 secondi e 2 per terminare, dopo i due tiri liberi per terminare il terzo quarto di gioco. Primo libero a bersaglio per Kies, secondo tiro libero per lei. A bersaglio con il secondo tiro libero, 2 secondi e 2, palla lunga, lancio lungo, ma l'intercetto di San Martino e il tiro da metà campo allo scadere del quarto di Kies, stato che non prende neanche il ferro, si conclude così allora per San Martino il terzo, Cuse Scotti Rosa Empoli 32, dopo tre quarti di gioco la partita ormai almeno di stravolgimenti di questo ultimo quarto sembra saldamente nelle mani della formazione di casa che ha imposto il suo ritmo di gioco, la propria difesa e il proprio tipo di gioco finora a tutta questa partita, con Empoli che non è mai riuscita a entrare in partita completamente per comunque la buona difesa da parte di San Martino di Lubari. E questo quarto di gioco cominciato col primo palla, già subito una palla persa per San Martino di Lupari, intanto il fallo commesso dalle Lupe, fallo commesso dal numero 4 Elena Fietta, secondo fallo personale per lei, primo di squadra per le Lupe. Intanto aggiornamenti dagli altri campi di gioco, in quel di Napoli, Napoli che sta vincendo contro Battipaglia al fine del terzo quarto 56 a 33, Lucca a 1 minuto e 11 del terzo quarto in vantaggio 59 a 52 contro Broni, 3 minuti e 15 per finire il terzo quarto di gioco, San Giovanni contro Vigarano sta perdendo 48 a 56 ed è appena cominciata anche la partita serale del Famiglia Schio contro Passalacqua Ragusa, in cui la formazione vicentina sta vincendo con un punteggio di 13 a 10 e invece per la 2 le Lupe stanno perdendo a Vicenza 48 a 31. Ma torniamo in questa partita al backdoor per Empoli con la palla che arriva nelle mani di Chiabotto, torna fuori per Rossellini per il tiro da tre punti, per Brunelli per il tiro da tre punti realizzato, riporta meno 19 Empoli sul 57 a 38, la difesa sempre 1-3-1 per la formazione ospite, la palla dentro per Melnica che non riesce a controllare, le manca ancora un po' di ritmo partita dopo essere stata fuori per l'infortunio, e altro tiro da tre punti per Gulandel e time out subito in emergenza dopo un parziale di 6-0 per iniziare questo quarto periodo di gioco col Fila San Martino di Lupari che conduce 57 a 41.
7:43 per terminare la partita qui a San Martino di Lupari. Fila in vantaggio di 16 lunghezze sul 57:41 su Empoli, che ha iniziato questo quarto quarto subito con un parziale di 6-0 e due bombe a bersaglio. E coach Larry Bigliente ha chiamato subito time out per appunto sistemare qualcosa sull'attacco di San Martino, che infatti va bersaglio con l'alto basso tra Mellica e Keys, con Mellica che realizza altri due punti, intanto di nuovo da tre punti altra tripla di Empoli con Brunelli, tre tiri, tre triple per iniziare in questi primi due minuti di gioco, di quarto periodo di gioco, che stanno ridando speranza a Empoli. Ancora l'alto basso, ancora fatto molto bene tra Keys e Mellica che realizza altri due punti, sei punti per lei tutti quanti in questo inizio di quarto periodo di gioco. Intanto Brunelli con la palla sotto canestro gira sul perno, parzialmente stoppata da Marshall, e c'è il recupero anche per la formazione di casa, che è già dall'altra parte, condotto a impostare l'azione, la palla per Tonello che non ci pensa due volte, prende, tira da tre punti, realizza la tripla che riporta a più 20 in fila sul 64-44. Quinta ancora Ulandel, l'uno contro uno, e il fallo subito è commesso da Monica Tonello, secondo fallo per lei, e cambio per la formazione ospite. Esce col numero 18 Gabriel Narviciute e rientra in campo col numero 35 Erin Mattias. Importante che non ci sia un calo di concentrazione da parte della formazione di casa, infatti presumo che coach Larry Bigliente abbia chiamato time out appunto perché con 10 minuti di gioco tutto può succedere, e quindi voluto subito richiamare all'ordine le proprie giocatrici, che non pensassero di aggiungersi tutta la partita con un quarto di gioco ancora da giocare. Tanto 1 su 2 dalla lunetta per Ulandel, che porta a meno 22 la propria formazione sul 67-45. Marshall in palleggio, la palla per Dotto dentro per Mellica che si gira sul perno, però calpesta la linea di fondo, palla persa allora per le Lupe e rimessa dal fondo per Empoli. Mellica, e si vede palesemente che è stata fuori, ha avuto un periodo di infortunio, infatti non è ancora al 100%, ma comunque le manca ancora un po' di ritmo partita, plausibile dopo l'infortunio avuto alla spalla. Intanto si pulisce sul terreno di gioco, sempre 7:09 per terminare la partita. Dato i blocchi e la pressione a tutto campo di San Martino di Lupari, la ricezione di Mattias che ridà nelle mani di Chiabotto, che botta a spingere subito sulla transizione, lo scarico in ala, la penetrazione per lungo la linea di fondo e il tiro da due punti realizzato da Calamai, che riporta a meno 20 Empoli su 67-47. Marshall con la palla per Keys, si trova sempre l'alto basso, fanno bene le giocatrici, hanno reso finora questa azione per San Martino, la palla dentro per Mellica raddoppiata dalla difesa di San Martino, e fallo subito da parte di Zenta Mellica. C'è anche uno scontro tra le due giocatrici, oppure non succede niente. Time out sul terreno di gioco, 6:40 per terminare la partita, 67 fila 47 Empoli.
Torniamo in collegamento da San Martino di Lupari, fila 64. È stato un aggiornamento sul punteggio, probabilmente c'è stato qualche errore al tavolo. Fila 64, Empoli 47. Prima del time out avevo detto 67 a 47, probabilmente qualche errore da parte degli ufficiali di tavolo. Comunque meno 17 per Empoli, con 6 a 40 da giocare nel quarto periodo di gioco, e rimessa dal fondo per San Martino di Lupari con la palla in punta nelle mani di Otto. Si aspetta l'uscita dei blocchi per Marshall, che da dentro la palla a Mendica, che ribalta sul lato opposto, torna nelle mani di Otto, l'uno contro uno, la penetrazione di Caterina Otto che realizza altri due punti. 66 fila 47 Empoli, ricezione per Brunelli, Brunelli per Pocobrasca, Pocobrasca in angolo per il tiro da tre punti di Calamai, che sbaglia il tiro, controlla, rimbalza San Martino e subito a spingere sulla transizione Tonello, quasi intercetto da parte di Empoli, ma la palla resta in attacco per il fila. Entra in campo, intanto ritorna in campo per San Martino, per Empoli, madonna, ed esce col numero 4 Calamai. La palla per Dotto, con la rimessa il picarola alto con Chiesa, Dotto l'uno contro uno, appoggiare di mano sinistra, la palla esce, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco però è di una giocatrice di San Martino di Lupari e sarà rimessa per Empoli. 5.55, siamo ormai arrivati a metà del terzo, del quarto periodo di gioco. Madonna, a impostare l'azione per Empoli. Ricordo che Empoli, squadra neopromossa dopo aver vinto l'anno scorso la Serie A2, quindi prima esperienza per questa formazione in Serie A. Il tiro da tre punti di Brunelli, c'è però un fallo sotto canestro commesso dal numero 12 Zenta Melnica, è il, per lei è il primo fallo personale. Rimessa dal fondo per Empoli, ancora 14 secondi per terminare questo primo quarto, di gioco. Scusate questa azione, dato rimbalzo controllato in attacco da Ulandel che subisce fallo. Fallo commesso dal numero 12, secondo fallo consecutivo per Zenta. Rientra in campo, cambio per San Martino, rientra in campo con il numero 28 Martina Sandri. Due tiri liberi per Alia Ulandel, sbaglia il primo dei suoi due tiri liberi a disposizione, il secondo tiro libero per lei. Bersaglio il secondo dei tiri liberi, 66 fila, 48 Empoli, sempre 18 lunghezze da recuperare e 5.27 per terminare la partita. Tagli sopra canestro di Tonello che riceve, palla arriva nelle mani di Sandri. Sandri parte in palleggio, ribalta sul lato opposto per Dotto, arriva il blocco di Sandri per Dotto che taglia molto bene a canestro, Caterina Dotto per altri due punti di Martina Sandri, riporta più 20 il fila sul 68 a 48. Tanto Brunelli l'uno contro uno cerca lo scarico in ala per Ulandel che prende il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta, rimbalzo, controlla il pallone Mattias che subisce fallo, fallo commesso da Martina Sandri, è il secondo fallo per lei. Cambio sul terreno di gioco, esce per Empoli Brunelli e rientra in campo Rossellini con il numero 3. Primo tiro libero, primo ferro per Erin Mattias, secondo tiro libero per lei, anche questo entra ed esce però a rimbalzo, controlla Empoli, ridà nelle mani di Ulandel, finta il palleggio, arresto e tiro e i due punti realizzati da Ulandel. Tanto la pressione a tutto campo di Madonna, un po' di difficoltà per fare la rimessa, adesso torna nelle mani di Marshall, Marshall a giocare l'uno contro uno contro Empoli, contro la difesa di Empoli, forza questa volta e sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, controlla Empoli con Mattias a superare la metà campo, la palla per
Madonna, Madonna, il pick and roll con Pocobrasca e il tiro, poi la palla esce, va in ala per il tiro da tre punti di Rossellini. Rossellini che realizza a 33 punti, riporta a meno 15 Empoli su 68 a 53 quando mancano 4 minuti per terminare il terzo quarto di gioco. La palla sotto per Dotto che sbaglia il tiro da sotto canestro, si lotta a rimbalzo, controlla ancora Empoli, Empoli che deve spingere sul contropiede se vuole cercare di rimettere in piedi questa partita. La palla torna nelle mani di Rossellini, dentro la palla per Pocobrasca che sbaglia però il controllo, recupero di palla effettuato da parte del Fila, palla arriva nelle mani di Sangri, lei supera la metà campo, il consegnato con Dotto e il pick and roll tra le due. Allora Dotto con la palla per Melica che dà dentro per Sandri, fuori per il tiro da tre punti di Tonello, sbagliato il tiro, controllo un altro rimbalzo offensivo, San Martino di Luperi che ha fatto veramente la voce grossa, tantissimi extra possessi finora per le Lupi, intanto l'uno contro uno di Dotto che subisce fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi, Caterina Dotto, fallo commesso da Ulandel, è il quarto fallo per lei e c'è un altro timeout sul terreno di gioco. Fila San Martino di Luperi 68, Use Scotti Rosa Empoli 53, 3-11 per terminare la partita. E 11 di quarto periodo, Fila San Martino di Lupari 68, Use Scotti Rosa Empoli 53, 15 lunghezze da recuperare per la formazione ospite, ma due tiri liberi in lunetta con Caterina Dotto che ha subito fallo prima del time out, primo tiro libero sbagliato per lei, secondo tiro libero a disposizione, realizza il secondo dei suoi tiri liberi a disposizione e già dall'altra parte però Empoli che deve sicuramente affrettare in attacco le proprie soluzioni se vuole cercare di rimettere in piedi questa partita sul meno 16, comunque a 3-11 difficile, comunque la palla adesso palla persa però per Empoli in attacco e sarà rimessa da lato per il Fila con Tonello. Riceve palla sulla rimessa e a superare la metà campo, postare l'azione, arriva il blocco di Sandri, la palla che le arriva in mano, si guarda lato basso, non c'è, la palla va nelle mani di Dotto, Dotto l'altro pick and roll con Sandri che si muove molto bene e l'assist di Dotto per il canestro di Sandri che riporta a più 18, il Fila sul 71-53, 2-33 per terminare la partita, la palla duro con di Empoli e la palla persa di Pocobrasca che scatena il contropiede di Marshall che però subisce fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi Marshall, Tian Marshall con due tiri liberi per riportare a più 20 la formazione di casa. Sostituzioni sul terreno di gioco, rientra col numero 18 Narviciute e col numero 15 Manetti, tanto tiro libero sbagliato per Marshall, secondo tiro libero a bersaglio, il cambio anche per il Fila, esce col numero 12 Zenta Melinka, entra col numero 11 Jasmine Keys, buona finora la prima prova
in maglia Lupe della lunga lettone, tanto la finta da tre punti di Rossellini, la palla per Narvicciuta che sbaglia il tiro da due punti, controlla il ribalto Marshall che è già dall'altra parte, Marshall che ha difficoltà nel controllo del pallone, la pallinala per Tonello che penetra e subisce fallo. Fallo commesso dal numero 15 Manetti. Il primo fallo per lei, tanto mi sotterrego di sgarro, esce il catenino rotto e Diana Marshall rientra in campo, Marianne Webb e Elena Fietta. La palla è rimessa per Kiss, in punta per Tonello, i tagli sotto canestro per Sandri che riceve e segna altri due punti Martina Sandri. Fatta molto bene questa rimessa, tanto la palla per Ugandel nell'attacco di Empoli, penetra, perde palla Ulandel, recupera il palla Sandri che si vuole in contropiede, la palla per Fietta per Kies, la finta di tre punti, la palla in angolo per il tiro da tre punti di Webb che riporta San Martino sul più 24, 77-53 con 1.26 da giocare per terminare la partita. Tiro forzato di Rossellini e sbagliato ancora, la palla nelle mani di San Martino e Fietta questa volta a impostare l'azione, la palla dentro per Jasmine Kies, un po' lunga questa volta e non riesce a controllarla alla lunga di San Martino e palla persa delle Lupe. Intanto esce Ulandel per Empoli e rientra in campo col numero 8 Chiappotto, è proprio lei a ricevere sulla rimessa e a impostare l'azione di Empoli. Che botto per Narvicciute e per Madonna, uno contro uno, il blocco di Narvicciute, Madonna che chiude il palleggio fuori per il tiro da tre punti di Narvicciute. 77 fila 56 Empoli, ultimo minuto di gioco qui a San Martino di Luperi. Fietta con la palla in mano, la palla per Kies in punta, lato basso con Sandri che si gira bene questa volta, non riesce a realizzare. Palla recuperata sul rimbalzo da Empoli, si cerca subito la palla dentro per Narvicciute, ribaltamento per Chiabotto che si porta fuori, cerca una palla dentro sporcata però dalla difesa di San Martino, ancora rimessa in attacco con 9 secondi per terminare l'azione per Empoli. Secondi e 5 ancora da giocare per terminare la partita. Vittoria ormai in cassaforte da parecchi minuti per le Lupe. Palla, un recupero di San Martino sulla rimessa, la palla per Webb che si vuole in contropiede, lo scarico per Tonello, per Sandria, di nuovo per Tonello che prende il tiro da tre punti e realizza la tripla il capitano Monica Tonello. 80 fila 56 Empoli, ultimi 17 secondi da giocare, la palla per Chiabotto che prende il palleggio, arresto e tiro è sbagliato e il rimbalzo è controllato da Kies per Fietta che supera la metà campo, coach gli dice di fermare così la partita. Termina così allora a San Martino di Luperi la terza giornata di Serie A1 Sorrino Cup con la vittoria del Fila San Martino di Luperi su Duse, Scotti e Rosa Empoli.